linea e poi Agazzi si è fatto trovare sulla traiettoria. Gustafsson è già in posizione di tiro, si allunga il pallone per calciare, accorcia su di lui Di Tacchio, traversone di Mogos, Mikai con uno schiaffo al pallone che però resta lì, Ciofani trova il vantaggio, 1-0. Secondo palo, arriva la deviazione, il pallone in gol, in vantaggio la Cremonese, festeggia Daniel Ciofani, una deviazione su... Bianchetti, molto compatto e basso il Livorno con le due linee, qui però c'è l'imbucata buona su Gaetano, deve uscire su di lui Boben, Gaetano ricomincia, Castaghetti cross, Ciofani schiaccia, eccola qui la giocata di Daniel Ciofani che dopo 11 senza segnare ritrova la marcatura e manda avanti la Cremonese al 36esimo. Questi sono i suoi gol, certo la marcatura un po' lontana del ragazzino di Coppola, Ciofani sull'asse di Castagnetti, è andato in anticipo sul primo palo, ha anticipato un classe 2000 e ha bucato un altro classe 2000, cioè Blizzari. Si allontana Mazzania, Castagnetti allora va in mezzo, la palla gira e c'è la spizzata sotto porta di Daniel Ciofani, vantaggio cremonese dopo 9 minuti di gioco, 1-0. Sempre pericolosissimo Castagnetti con il suo mancino, trova bene Ciofani che sul primo palo stacca le spalle di Forte, la tocca quel tanto che basta, disturbato Provedel, Cremonese avanti al Menti, parte il cross allontanato da Bifulco, poi Arini tira, diventa un passaggio per Ciofani, posizione regolare, doppietta di Ciofani, 2-0 Cremonese a 6 minuti dalla fine, ancora Daniel Ciofani. È un gol che sa di salvezza.